Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941. Guardate che bella la nostra bella armatura, signori, ma quanto siamo fighi, ma quanto siamo belli. Ci mancano solo gli scarponcini, che però ancora non abbiamo incantato, ma ce li mettiamo così, signori, perché costano uno sproposito. Signori, allora, prima di partire il video di oggi, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Vi ricordo di iscrivervi al canale perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno. L'obiettivo io l'ho posto, tutto dipende da voi, signori, mi raccomando, cerchiamo di raggiungere questo obiettivo tutti insieme per poi averne altri sempre più importanti. Detto questo, signori, prima di partire col video, cosa facciamo oggi? Oggi altro video relax. Intanto io ho preso un altro poco di livelli e ci andiamo a sistemare il nostro bellissimo piccone, nel quale io già ho messo in questo di qua, quello nuovo, ho messo ripristino, e facendo il calcolo ora ci servivano 21 livelli puliti puliti. In un modo o nell'altro è la stessa cosa. Facciamo il piccone con ripristino, signori, e lo andiamo a ci andiamo a mettere di sopra il ci andiamo a mettere di sopra il lingotto di netherite, signori. Mettiamoci sopra il lingotto di netherite e non se ne parla più, e abbiamo anche il super piccone, che per ora danni per colpo 5, velocità d'attacco 1.2. Diventerà danni per colpo 6, velocità di attacco 1.2, ma è un piccone con fortuna 3, efficienza 5, indistruttibilità 3 e ripristino, signori. E sti cazzi vorrei anche sottolineare. Allora, oggi, allora, aspettate, facciamo una piccola cosa. Mi sistema, porca miseria, non le sopporto 6 volte. Mi sistemo un attimino l'inventario, così non rischiamo di perdere nulla. Lo so, c'ho una palla di ferro, lo so, c'ho tanti diamanti, potrei farmi anche una palla di diamante, lo so perfettamente, signori, ma per ora va bene così. Allora, questo lo lasciamo anche qui, che è importantissimo. I libri li possiamo andare a mettere con i lapislazzuli dall'altro lato. E, cosa importante, signori, intanto recuperiamo questa crafting table. No, ho rotto una libreria, mannaggia me. Porca puttana. Libreria. Alleluia, alleluia, alleluia. Libreria, perfetto. Ricostruiamo la libreria, la rimettiamo qui. Ok. Riesce a non far danno con quest'ascia? Perfetto, meno male. Rimettiamo qui i lapislazzuli. Ok. E i libri che non abbiamo utilizzato. Posiamo anche le peli qui. Ok. E il libro di ripristino lo andiamo a mettere nella cassa qui, questa di qua, che è quella più importante. Un giorno dovremo anche recuperare un ripristino per l'ascia, per l'arco, che l'arco va anche incantato, signori. L'arco va decisamente incantato perché voglio infinità. Prima di andare ad ammazzare il drago, signori, dobbiamo avere un arco con infinità. Abbiamo anche altre priorità, però quello lo voglio. Signori, cosa facciamo nel video di oggi? Intanto vi ricordo tutti di dirmi che colore fare questa armatura, perché in pelle, sapete, con il colorante potremo cambiare colore. Fatemi sapere nei commenti, lo ripeterò per più video. Vediamo poi quale colore vince, signori. Allora, che cazzo lo dobbiamo fare oggi? Sì, signore, oggi altro video relax, andremo a fare la casetta per il nostro axolotl, o come cazzo lo si chiama, non me lo ricordo. Dove lo andremo a fare? Perché se lo mettiamo con mezzo dentro l'acquario, abbiamo visto nei video precedenti che si pappa tutti i pesci. E questo non va bene, signori. Questo decisamente non va bene. Questo acquario deve essere sempre più pieno di pesci. Poi andremo a cercare gli altri pesciolini per continuare a far crescere questa zona. Dove lo facciamo? L'axolotl lo facciamo qui. Decisamente sì, lo facciamo in questa zona di qui, pulita, tranquilla, senza problemi. Facciamo una prima base di default, signori, tutta di legno di quercia scura. Quanto lo faremo grosso? Non lo faremo grosso tantissimo, signori. Faremo un 5x5. Faremo un 5x5 con una base sotto, con una base di terra più bassa, in modo tale che possiamo un attimino fare magari una profondità di 2. E va bene così. Vediamo un attimino già quanto siamo, però, signori. Allora, 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi qua già ci siamo. Quindi qua io qua posso iniziare anche a chiudere. È giusto, ho fatto giusto i calcoli. Questo cazzo di legno scuro non si vede niente. 1, 2, 3 e 4. Infatti abbiamo sbagliato subito. Mannaggia, ecco. Rapido taglio, signori. Torniamo nuovamente sopra a rifare i calcoli. Ok, signori, questa, diciamo, sarà la grandezza più o meno del nostro contenitore di Axolotl, praticamente. Più o meno, sì, più o meno sì. Allora, non perdiamoci in chiacchiere.
Non perdiamoci in chiacchiere. Io ho messo la terra qui per avere un riferimento. Ora scendiamo qui sotto. No, no, senza morire però. Ok, mettiamo un blocco di terra lì e ci dovrebbe bastare per riuscire a mettere tutti gli altri. Vediamo se è vero, perché abbiamo detto dobbiamo fare uno più basso, signore, così il nostro axolotl avrà quantomeno lo spazio di due per poter nuotare, anche se non ce ne frega altamente nulla, ma l'abbiamo preso, signore, quindi mi dispiacerebbe che muore, poverino. E così, perfetto. Sarà brutto che si vede tutta la terra da quel lato? Sì, ma vabbè, in uno dei prossimi video, signori, abbelliremo anche queste zone. Dovremo un attimino fare il punto della situazione e abbellire un attimino il nostro mondo, perché così è veramente, sta prendendo una forma bruttina. Diciamo che non ci concentriamo sull'abbellimento da un bel po'. Ok, diciamo che questo sarà tutto pieno d'acqua. Al massimo vediamo se al centro metterci un qualcosa. Ma al centro possiamo metterci qualcosa. Di quanto è pieno questo? 1, 2, 3, 4. Quindi deve essere un 2 per 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora, mi sono confuso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quindi diciamo che altere, quindi 1, 2, 3, quindi qua possiamo fare un 2x2. Allora, mi metto solamente questi per riferimento, poi vedremo cosa farci. Vediamo se metterci magari anche la luminite, potremmo metterci effettivamente potremmo metterci la luminite. Ora, et labora, allora, recuperiamo la crafting table, la mettiamo qui così non mi si rovina tutto quanto l'ambaradan. Facciamo dei gradini, facciamo una caterva di gradini che forse tra l'altro là sopra dovevo avere, penso di sì, però facciamo una cosa graziosa, ormai questi li ho fatti, mannaggia a me, 44, vediamo se riesco, 44, ma noi dobbiamo farli qua i gradini, è giusto? Sì. Allora, se io rifaccio 1, 2, 3, 4. Qua mi serve completare il giro. E ora volete vedere che non c'ho più abbastanza legno scuro per completare sto giro. Mannaggia a me. Mannaggia a me. Mannaggia a me che faccio i calcoli sbagliati. Però forse un giro riusciamo a farlo. L'importante è che non mi dà fastidio con la rotaia. Quello sarebbe molto importante. Ok, perché sei uscito fuori dal seminato? Continua a mettere blocchi, non ci pensare. Dai così, ok, va bene. Diciamo che ci siamo riusciti. Dai con i gradini, me ne metti uno qui, uno, ti ho detto di mettermene uno qui, uno, questo lo mettiamo dopo, questo lo mettiamo, questo, vabbè, tu mettilo per ora, non cascare. Qui tu mettilo e poi qui, ok. Ora andiamo a fare i gradini di un altro colore. Ne ho fatto un bordello praticamente di legno di quercia scura che non mi servirà mai nella vita. Li facciamo di acacia. Sì, mi gusta. Non ne facciamo 8 miliardi, mi raccomando, facciamone un gatti di merda. Ok, abbiamo la base piena di gatti. Non ho la minima intenzione di farli accoppiare perché sennò usciamo noi da quest'isola e ci vengono a vivere loro praticamente. Allora, 3x4, 12. Mi bastano? Non penso. Non penso minimamente. Facciamone altri 4 che penso ora mi dovrebbero bastare. Mi bastano 16? Non lo so, lo scopriremo solo vivendo. Allora, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Sta prendendo una cosa brutta? Sì. Ci interessa più di tanto? No. Deve tenere qualcosa di bellissimo? No. Un cazzo di axolotl che ci ha mangiato un sacco di pesci. Ok. Diciamo che come laghetto ci sta. Ora, se noi l'acqua la mettiamo all'altezza dei legni, lui scappa sicuro. Quindi non è decisamente la soluzione migliore. Andiamo a prendere un po' di luminite. Andiamo a prendere un po' di luminite. Andiamo. Luminite, la mettiamo al centro. Sì, che ci sta. Dove sta andando quel cazzolo di gatto?
Ecco, è morto il gatto, signori. E ho visto volare un gatto dai gradini e siamo tutti contenti. Un gatto in meno. Attenzione, io amo gli animali. Attenzione. Qua sta diventando la zona delle mucche. Ma che cazzo sta succedendo qua? Ogni giorno che salgo trovo sempre più mucche. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Abbiamo anche delle cazzarola di... Non ho, no, ce l'ho nell'inventario, nella cassa quella delle cose importanti. Ce l'ho lì, ce l'ho lì, ce l'ho lì, ce l'ho lì, ce l'ho lì. Allora, facciamo la luminite. Recuperiamo l'Axolotl, che è la cosa più importante. Recuperiamo le ninfe. Dormiamo, mi fai dormire? Sì, perfetto. Allora, dovremmo avere. Ah, ne abbiamo una, ottimo. Ne abbiamo una, che cosa carina. Mi fai qua le luminiti, grazie. E una, ok. E due, perfetto. Questa adesso levale, perfetto. Questa mettere qua, questa mettere qua. Recuperiamo l'axolotl che dovrebbe essere qua, perfetto. Ovviamente prima di mettere l'axolotl dobbiamo mettere l'acqua. Piccolo particolare molto importante che ci stavamo completamente dimenticando. Ok. Ci sono signori, ci sono, ci sono. Allora, leviamo questi due che rimarranno lì, sì. Mettiamo la luminite, così illuminiamo tutto. Recuperiamo qua i blocchi, perché non voglio che questi rimangano qui. Usciamo. No, devi uscire, scemo. Scemo, scemo, devi uscire. Ok. Iniziamo a mettere un primo blocchetto d'acqua, che non servirà assolutamente a niente, però chi ben incomincia a metà dell'opera, signore, chi ben incomincia a metà dell'opera. Recuperiamo un altro secchiello d'acqua e con due già dovremmo avere... Riesco a cascare senza ammazzarmi, perfetto. Con due dovremmo già avere la fonte d'acqua infinita, in teoria, in pratica non lo sappiamo. Vediamo di mettere gli altri due secchielli d'acqua. E poi spero un giorno di riuscire a trovare anche un altro di Axolotl, signori, così almeno avremo la coppia. Dove cazzo lo mettiamo? Lo mettiamo, aspetta, se lo metto di qua forse riesco ad avere più fonte d'acqua infinita. Sì, perfetto, mettilo di là, recupera di qua, mettilo di qua, recupera di qua, mettilo di là, perfetto, signori. Damose. Ora, il progresso quello importante, il progresso quello importante. Fare la casa all'Axolotl. Dai. Siamo andati dal drago? No. Abbiamo recuperato la fortezza? Abbiamo conquistato la fortezza? No. Però abbiamo la casa per l'Axolotl, signori. Cioè, vogliamo mettere? Ce l'abbiamo tutta l'acqua. Dove cazzo la manca ancora l'acqua? Porca miseria, mettila lì. Qua ce l'abbiamo tutta bella sistemata. Sì, è tutto bello sistemato, è tutto bello lindo. Allora, mettiamo giusto giusto due ninfe. Così, liberiamo il mostro, vediamo se fa danni oppure no. Liberiamo il mostro. Dove cazzo è? Ok, è lì che è impazzito, ma ti devi stare lì dentro, non rompere le scatole a nessuno. Al massimo puoi salire lì sulle luminite, muori se sali sopra, non penso. Che sta a fa? Allora, non mi fido tanto di quella ninfea lì, signori. Decisamente no, non mi fido tanto di questa. L'andremo a mettere, mannaggia te, chi non te lo dice pure, l'andiamo a mettere un poco più lì al centro, ecco. No, la devi mettere, tutto scemo, la devi mettere lì, perfetto, così è una zona più standard, ok. Direi di mettere anche delle torcine intanto sia qui che qui, signori, perché la vedo un attimino bruttina. Ovviamente è scontato, dovremmo sostituire tutte queste torce con le lanterne in maniera carina e coccolosa. Ci sta lui lì? Sì, potremmo fargli anche una sorta di copertura. Il problema è che non posso più mettere con questi blocchi di qua, non posso più mettere qualcosa. Però potremmo studiare una copertura carina. Ci sta? Ci potrebbe stare, datemi dei suggerimenti eventualmente nei prossimi video. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti. No, aspetta, di qua viene male. Di qua viene male e io non sono messo bene. Ok, aspetta, 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 ok. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Abbiamo fatto anche la casa per l'Axolotl e domani ci aspettano nuove imprese, signori. Detto questo, io vi ringrazio e noi ci vediamo domani sempre qui sul canale. Bella raga, ciao!